Correva il gennaio o forse fine dicembre del 2020 quando ho acquistato questo libro, Lavorability, di Marco Montemagno, che è curiosamente un libro indie, un libro prodotto, pubblicato, curato e ovviamente scritto dall'autore, da Marco Montemagno, e che è anche uno dei più venduti. Non di libri indie, ma proprio di libri italiani del 2020 finora. Del resto, Marco Montemagno è un guru della comunicazione, del marketing, di tutto ciò che è tecnologia ed è anche uno dei pochissimi guru, forse l'unico italiano, che seguo con un certo piacere e con una certa sostanza. Quindi ho comprato a scatola chiusa, ho ordinato in pre-order Lavorability in cartaceo, come vedete, anche se è disponibile. Credo almeno anche in digitale perché l'ho più controllato. Ed è un libro molto ben curato e pregevolissimo, a riprova di quello che dico da tempo, ovvero che i libri indipendenti, i libri self, se ben fatti, non hanno nulla, ma proprio nulla da invidiare ai libri pubblicati con l'editoria tradizionale. Ovviamente gli autori self che lavorano con questi parametri di qualità sono uno su 100, diciamo. Comunque, veniamo a noi. Il libro si proponeva più o meno di fare ciò, di analizzare il mondo del lavoro, in particolar modo del lavoro freelance, ma non necessariamente solo di questo, da qui a qualche anno. E la quarta di copertina è abbastanza chiara in merito. Allora, studiamo per lavori che non esistono, produciamo contenuti per piattaforme che spariranno, competiamo in mercati che saranno spazzati via. In questo luogo di folle, incerta e spasmodica contaminazione dei contrari che è diventato il lavoro dell'era digitale, abbiamo bisogno di mettere qualche punto fermo. E questo poi continua, quarta di copertina. Comunque, poche parole per individuare subito qual è il fulcro del discorso su cui verte tutto Lavorability, ovvero come si rivoluzionerà il lavoro nel futuro, in particolar modo quei lavori che dipendono molto dalla tecnologia e come si può adattare il singolo lavoratore, che sia freelance o alle dipendenze, per non sparire o comunque per emergere in quello che sarà il mercato futuro. Curiosamente, questo libro è uscito appunto un mese e mezzo prima che il mondo intero si fermasse per l'emergenza Covid, per l'emergenza pandemica, e quindi il mondo è già cambiato ed è cambiato molto più radicalmente di quanto, molto più velocemente di quanto Montemagno lasciava intuire, faceva capire, fa capire in questo suo manuale, in questo suo libro. È un mondo in cui molte professioni sono cambiate, in cui il commercio online si è potenziato a ritmi sostenuti, gioco forza per questioni di lockdown, per evitare assembramenti. E è un mondo in cui certe peculiarità, certe attività che si stavano sviluppando, come il co-working in spazi condivisi, probabilmente svaniranno o comunque andranno in letargo per 1 o 2 anni, così come lavori interessanti a cui Marco Montemagno ha sempre dedicato un certo spazio, per esempio i travel blogger avranno difficoltà e anche loro andranno in letargo o addirittura andranno a morire, lavorativamente parlando, per 1 anno, 2 o forse per sempre. Quindi involontariamente questo libro ha anticipato un cambiamento enorme e immediato, mentre qui si parlava appunto di piccoli e progressivi cambiamenti, per quanto anch'essi molto rapidi. Il libro ve lo consiglio, dà una serie di consigli, di ragionamenti, di strategie di mercato e di marketing su cambiamento, adattabilità, su cominciare o ricominciare un'impresa, su l'importanza di prendere decisioni su come farlo, e alla fine ci sono anche dei consigli conclusivi che sono generici ma attualissimi di Montemagno, 20 cose che ho imparato sul lavoro negli ultimi 20 anni, ve ne cito qualcuna tanto per darvi un'idea. Lavorare con le persone sbagliate è un errore, evitalo. Il nuovo viene sempre sopravvalutato rispetto al meglio. Ascolta tutti e poi fai di testa tua. Quindi, prima di prendere una decisione, raccogli molta informazione, ma poi scegli con la tua testa. Oppure ancora, il culto dell'ottimismo è una boiata. Prova
Puoi essere super felice senza doverti sorridere allo specchio come un pirla ogni mattina. Ed è verissimo. Oppure, una delle decisioni più importanti da prendere riguarda le persone giuste alle quali chiedere informazioni. O ancora, lamentarsi non è mai una strategia. O ancora, quello che dice, che uno dice conta sempre poco, è quello che fa che dice tutto di lui. Ve ne do ancora un paio. Quelli bravi hanno ottime abitudini e oltre agli obiettivi hanno sviluppato sistemi che funzionano. Per finire, ma ne ho citate solo alcune. Spesso ti basta una buona idea, non 100, un'idea, ma buona fa la differenza. Insomma, sono cose che sembrano banali, ma che avere nero su bianco, secondo me, è sempre utile e rimette le cose in un senso pratico e materiale, perché si leggono e quindi ti entrano in testa, ci si ragiona su e magari di 20 idee, di 20 consigli, almeno un paio riusciamo in qualche modo ad adottarli. Quindi è un libro che, nonostante appunto si proponesse nel vecchio mondo, in quello che io chiamo il vecchio mondo, è adatto ancora per il nuovo mondo, è adatto soprattutto per il nuovo mondo e per il mondo che è cambiato e che ci lancia sfide non facili per sopravvivere, per far sopravvivere certe attività. Nel post-Covid, ammesso che siamo già nel post-Covid, cosa su cui ho qualche dubbio, e comunque un bel leggere, una bella fucina di idee che consiglio. E mi dispiace solo di aver tardato tanto a parlarne, ma mi sembrava opportuno riservare un video, una recensione del genere, appunto in tempi in cui le cose lentamente e con difficoltà cominciano a muoversi di nuovo.